One Podcast. Lunedì è successo un fatto importante. Tre giornalisti del quotidiano Domani sono finiti sotto inchiesta a Perugia. Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine. Citato nelle carte della procura, ma non indagato, è anche il direttore Emiliano Fittipaldi. Le indagini a carico dei giornalisti si inseriscono nel quadro di quello che in questi giorni è stato chiamato caso dossieraggio, o come da alcuni esponenti del centrodestra, una P2 moltiplicata per 100, citando quindi la loggia massonica guidata da Licio Gelli. Va subito detto che tra gli spiati non ci sono soltanto politici, ma anche persone del mondo dello spettacolo e dello sport. Ora, i giornalisti di Domani hanno fatto il loro lavoro, hanno ottenuto dalle loro fonti alcuni documenti, li hanno verificati, non li hanno pagati, hanno riscontrato al loro interno un contenuto di interesse pubblico e hanno fatto la cosa più ovvia, li hanno pubblicati. Se non è chiaro, questo è giornalismo d'inchiesta, un pilastro della democrazia. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, facciamo un passo indietro. Cosa si intende per dossieraggio? È un termine usato per definire quell'attività di ricerca di informazioni su una determinata persona con il fine di ricattarla, quella persona. Se non mi dai i soldi o non fai questa o quell'altra cosa, allora io rendo pubblico il contenuto del dossier. Di questa storia del presunto dossieraggio se ne parla in realtà già dall'estate scorsa, ma solo da qualche giorno sono filtrati alcuni nomi di personaggi pubblici appunto spiati. Politici, persone del mondo dello spettacolo e dello sport. Tutto comincia appunto lo scorso anno, quando l'attuale ministro della difesa Guido Crosetto dà impulso alla procura di Roma di indagare su un articolo che lo riguardava, articolo pubblicato appunto sul quotidiano Domani. In quell'inchiesta i giornalisti si erano concentrati sui rapporti tra il ministro e Leonardo, la società pubblica italiana attiva nel settore della difesa. Secondo i giornalisti di Domani, il ministro Crosetto si sarebbe trovato in una posizione di conflitto di interessi. Perché? Perché ieri era appunto a fare consulenza a quell'azienda, cioè a Leonardo, oggi fa il ministro e alcuni rapporti di collaborazione sarebbero addirittura proseguiti anche a seguito della nomina. Dalle indagini della Procura di Roma sarebbe emerso che a dare le informazioni ai giornalisti era stato il finanziere Pasquale Striano. Ad avere oggi in mano il fascicolo però è la Procura di Perugia. Perché? Perché durante le indagini, appunto a Roma, si sono accorti che ad essere coinvolto nel presunto dossieraggio ci sarebbe anche Antonio Laudati, magistrato alla Direzione Nazionale Antimafia, quindi di stanza a Roma. Nel nostro paese, per evitare appunto il rischio che a indagare su un magistrato siano dei colleghi della stessa procura, il fascicolo viene trasferito ad un'altra procura. Per Roma vale quella di Perugia, per Perugia vale quella di Firenze e così via. Ma quindi in tutto questo cosa c'entrano i tre giornalisti di Domani? Tizian, Trocchia e Vergine. Si sono limitati a fare il loro lavoro, hanno ricevuto un documento da una loro fonte, ne hanno verificato la veridicità, l'interesse pubblico e hanno pubblicato la notizia. Questo fa un giornalista d'inchiesta, una forma di giornalismo fondamentale in una democrazia evoluta. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e autore del libro La scelta, edito da Bompiani. Questa è la risposta che mi ha mandato. Ma intanto la prima cosa che mi viene a pensare è che quando si vuole delegittimare un certo tipo di giornalismo, di inchiesta, si usa la parola dispregiativa dossieraggio. Ecco, il dossieraggio nella vicenda dell'inchiesta della magistratura di Perugia, che ha visto coinvolti i colleghi del Domani, non c'è. Io non ho visto tra gli atti dossieraggio. C'è un abuso di accessi illeciti, illegali, nelle banche dati delle operazioni sospette, che certo non le hanno realizzati i colleghi del
del domani, semmai, dico, è un ruolo del compito di un giornalista, pubblicare informazioni se sono pubbliche e di pubblico interesse, che siano, riguardino il bene comune. A questo serve il giornalismo. Io ricordo che sotto la testata giornalistica del Washington Post c'è scritto che la democrazia muore nell'oscurità, e non è un caso che sia scritto proprio sotto quella testata, perché annoverava dei giornalisti che realizzarono lo scoop sul Watergate, che portò poi alla caduta del Presidente della Repubblica. In questo momento si sta vivendo una pressione preoccupante sul giornalismo d'inchiesta, che viene attraverso le liti temerarie, querele temerarie, richieste di risarcimento milionarie. Da 20 anni si chiede di approvare una legge contro le liti temerarie, che giace invece inesorabilmente in un cassetto, nonostante ci siano più appelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutela della libertà di stampa, non ultimi proprio in questi giorni. Lo stato dell'informazione in Italia non è che goda di ottima salute, visto che ci sono 250 giornalisti sotto vigilanza, di cui 22 sotto scorta. E poi bisognerebbe, per esempio, illuminare un cono di luce su quelle società che realizzano, si fregiano di fare comunicazione, gestiscono le crisi di comunicazione, quando sotto inchiesta finisce una grande azienda o un politico. Allora incaricano queste società di gestire i giornalisti che stanno realizzando l'inchiesta. Ecco, che cosa fanno queste società? Bisognerebbe capirlo a proposito di attività di dossieraggio. Poi, ecco, insomma, io posso testimoniare di essere stato oggetto, con la redazione di Report, di dossieraggio falso. Ci accusavano di aver pagato delle fonti attraverso dei documenti falsificati, lavorati con il Photoshop, e addirittura veicolati poi dai politici, gli stessi che oggi condannano di dossieraggio i colleghi del Domani, dossieraggio che non è stato assolutamente fatto. Grazie a Sigfrido Ranucci. Avete quindi sentito, il giornalismo d'inchiesta fa bene alla democrazia ed è fondamentale in una democrazia, perché il suo scopo è quello di fare un po' da cane da guardia, appunto, del potere, come dicono gli inglesi. E Trocchia, Tiziana e Vergine questo sembrano aver fatto, cioè hanno indagato su un ministro, hanno verificato che quei documenti in loro possesso fossero veri, e accidenti se c'era l'interesse pubblico. C'era, e come, perché se un ministro si trova in una condizione di conflitto di interesse, come era emerso ai tempi appunto dell'inchiesta dei giornalisti di Domani, era giusto pubblicare il contenuto appunto di quei documenti. Questo fa, ripeto, un giornalista d'inchiesta. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e, come sempre, vi do appuntamento domani. Ciao! Ma perché? È un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio, Giulio Rondolotti. Musiche originali, Matteo Cassi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile di produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.